Arriva la settimana da capitale della cultura di Belforte all'Isauro. Dal 13 al 19 maggio, infatti, saranno loro i protagonisti del progetto 50x50 di Pesaro 2024, con un calendario dal titolo Festa della sostenibilità, che come già il nome lascia intendere, sarà interamente incentrato sulla natura e sull'ambiente. Le iniziative riguardano la sostenibilità, la materia che ci, in questo momento ci sta prendendo, specie noi dell'associazione che da sempre lavoriamo con i materiali di recupero, lavoriamo con le forze di lavoro eh, di soggetti che hanno tempo da dedicare, quindi il nostro progetto si chiama eh, Colo Colora il Tempo. Eh, questa settimana speriamo che regali al paese e a tutti quelli che intervengono una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere gli stili di vita eh, per aiutare il pianeta a sostenere eh, il, il consumo che noi stiamo facendo. Solo se pensiamo che l'overshot Day quest'anno l'Italia lo festeggia tra virgolette il 19 di maggio, quindi noi in Italia avremmo esaurito le risorse rinnovabili del paese il 19 di maggio, questa cosa ci deve far un pochino preoccupare e ci deve far riflettere. Allora, questa è una festa, quindi non, non pensiamo di insegnare niente da nessuno né di fare approfondimenti particolari, però vorremmo lanciare una serie di messaggi eh, per aiutare a riflettere, a, a concentrarsi su, su questa problematica e a capire che ci sono degli atteggiamenti che se ripetuti da molti possono avere un valore esponenziale. Non per niente la nostra festa si chiama R alla sesta perché eh, se queste sei, sei, sei attività eh, che noi potremmo compiere in maniera semplice tutti i giorni, quindi il riuso, il riciclo, il rispetto, diventassero azioni quotidiane di tutti, eh, potremmo effettivamente eh, dare un valore esponenziale a quello che è il riequilibrio dei consumi nel, nel pianeta. E se lo, se lo fai è esponenziale il valore finale eh, che ne ricavi. Festa della sostenibilità vi dicevo perché è una festa sostanzialmente, quindi è un modo di ritrovarci, è un modo di eh, socializzare, quindi ci siamo concentrati su quali potevano essere le azioni corrette per socializzare e, e abbiamo fatto questo programma che è ricchissimo di eventi e ricco di attività all'aria aperta. Eh, perché in tutta la festa noi non abbiamo montato un, e non monteremo nessuna tensostruttura, non monteremo un palco, non monteremo un impianto eh, di illuminazione o un impianto di amplificazione. Quindi tutto avverrà eh, senza an andare a, a, a sprecare, avere degli, degli sprechi in questo senso e vedremo che ci si può divertire lo stesso, ci si può, si può socializzare e eh, si può stare insieme. In più ecco, vorremmo proprio lanciare un messaggio legato alla moda perché se è vero che la moda è la maggiore incriminata in un discorso di sprechi, il riuso, il vintage e il comprare e trattare i capi in maniera adeguata, allungargli quindi la vita, può veramente allungare la vita del pianeta.